Vivere vicino al mare ed accedere alle sue infinite risorse è molto importante per l'uomo e per lo sviluppo della nostra società. Lungo la costa il clima è mite e gli spazi sono ampi e questo ha favorito e favorisce tuttora lo sviluppo di centri abitati e il fiorire di tante attività di diversa natura come il turismo, la pesca e il commercio. La prima attività che ci viene in mente quando sentiamo nominare la parola spiaggia è sicuramente il turismo. Tutti noi, almeno una volta, siamo andati in spiaggia durante i mesi estivi per goderci il sole e fare una nuotata rilassante. In estate la spiaggia viene attrezzata per accogliere i turisti. Negli innumerevoli stabilimenti balneari presenti lungo le nostre spiagge possiamo trovare ombrelloni e lettini, ma anche chioschi e ristoranti. Nei ristoranti che fioriscono lungo le spiagge, inoltre, non mancano menù in cui sono presenti telline, vongole, sogliole, triglie e orate. Questi molluschi e questi pesci sono comunemente presenti lungo le nostre coste sabbiose. Ad esempio, le telline, che vivono infossate nella sabbia, possono essere raccolte con un rastrello che le convoglia all'interno di una rete. Il rastrello può essere manovrato sia manualmente che calato da una piccola imbarcazione da pesca. Le vongole vivono a profondità maggiori rispetto alle telline e la loro raccolta avviene attraverso tipiche imbarcazioni, dette draghe turbosoffianti, che aspirano i molluschi dal fondo sabbioso del mare. Mentre un po' più a largo, sogliole, triglie e orate vengono raccolti con imbarcazioni da pesca. Dato l'elevato consumo di questi organismi, l'uomo ha fin dai tempi antichi anche realizzato allevamenti in mare per rendere immediatamente disponibile la risorsa. L'uomo storicamente è intervenuto sull'ambiente costiero modificandolo con la realizzazione di porti e moli per favorire attività quali la navigazione e il commercio. Al giorno d'oggi, lungo le coste italiane, sono numerosi porti commerciali e industriali dedicati all'attività di approvvigionamento e scambio delle merci. Inoltre, innumerevoli sono anche i porti turistici, dedicati ad un uso prettamente diportistico, che hanno contribuito allo sviluppo del turismo costiero e favorito attività ricreative, come ad esempio la pesca subacquea e la pesca sportiva. Purtroppo, tutte le attività che insistono sull'ambiente costiero possono modificare il delicato equilibrio di questo ecosistema, così dinamico e complesso. L'ecosistema spiaggia è infatti costituito da diversi ambienti che ospitano numerose specie, sia animali che vegetali, alcune delle quali hanno sviluppato specifici adattamenti per vivere in un ambiente così peculiare. L'ecosistema spiaggia è quindi da considerare una grande risorsa da difendere e da gestire.